Allora, buon pomeriggio a tutti. Iniziamo questa riunione di novembre. Siamo alle porte di dicembre. Si sente, insomma, comincia a fare freddo, veramente freddo. Allora, in questa riunione abbiamo un po' di argomenti. Cercheremo di andare veloce per lasciare così spazio a eventuali domande, come al solito. Quindi parleremo un po' io, un po' Tatiana. Di vari argomenti, insomma, di alcune novità, e poi successivamente tutti ci potranno fare le loro domande. Allora, argomento numero uno. Abbiamo apportato delle modifiche all'istruttoria pratica e all'iscrizione, che adesso le andremo a presentare, ok? Su richiesta, in questo periodo io ogni sera dalle 6 alle 7 ho ricevuto singolarmente tantissimi avvocati che ognuno mi sottoponeva idee, concetti, confronti diversi e alla fine diciamo siamo arrivati a questa riunione dove appunto esporremo tutte le nostre considerazioni. Allora, procedo con la condivisione dello schermo per farvi vedere la nuova istruttoria pratica. Ok. Tatiana, si vede lo schermo? Sì, adesso sì. Sì, adesso si vede. Ok. Allora, essenzialmente le modifiche essenziali sono due. Okay? Diciamo che la prima parte rimane tutto uguale. Abbiamo lasciato l'unica cosa qui, c'era il pagamento potrà essere effettuato per contante o bonifico bancario. Abbiamo inserito carta che non era scritto. Vabbè, comunque sia, questa è una sottigliezza. La seconda modifica essenziale, abbiamo deciso di applicare i compensi non sul prezzo base, ma sull'offerta minima. Okay? Questo per una maggiore trasparenza nei confronti dei clienti, perché giustamente alcuni clienti, quando vengono nel nostro studio, ci dicono, attenzione, non capisco perché io devo pagare il compenso su un prezzo che è più alto rispetto a... Un secondo che devo accettare la riunione. Ecco qua. Allora, abbiamo deciso quindi di applicare i compensi sull'offerta minima, quindi sul prezzo che il cliente vede, in modo tale che non bisogna stare lì a spiegare del prezzo base o quant'altro. Di conseguenza, ovviamente i compensi sono calati perché se noi applichiamo il nostro compenso all'offerta minima e non più al prezzo base, lo applichiamo molto spesso a uno scaglione più basso, perché magari un immobile ha un'offerta minima di 35.000 euro, però ha un prezzo base di 35.000 euro, però ha un'offerta minima di 28-29, quindi cambiano i due scaglioni. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente aumentato di 500 euro il compenso. Abbiamo aumentato di 500 euro il compenso, ma lo applichiamo all'offerta minima. Così alcuni compensi saranno più economici rispetto ad applicare il prezzo base, e altri appunto pareggeranno appunto con questi 500 euro, in modo da tenere più o meno gli stessi prezzi, ma rendere più trasparente l'applicazione dei nostri compensi per favorire appunto l'ottenimento di più incarichi. Questa è la prima novità. La seconda novità è l'articolo 7. Abbiamo creato un nuovo articolo che all'interno dell'istruttoria che adesso andrò a leggere. L'articolo numero 7 è l'acquisto in preasta, quindi questo gettonatissimo acquisto in preasta che sicuramente vi chiedono tutti i giorni, tutto il giorno, tutti i clienti, perché ovviamente lo vogliono fare a tutti i costi. Allora, Aste Florio, con una convenzione che abbiamo fatto con l'Agenzia del Territorio, abbiamo a disposizione un database globale di tutti i contatti dei gestori dei vari crediti. Quindi possiamo entrare in contatto per qualunque immobile su tutto il territorio nazionale in asta con l'avvocato che ha trascritto il pignoramento oppure il gestore del credito o il creditore in sé. Quindi questo cosa ci ha fatto venire in mente? Indicarlo proprio all'interno dell'istruttore dettando dei parametri ben precisi, ovvero quali sono. Andiamo a leggere il punto. Il cliente ha la facoltà di incaricare Aste Flora ai fini dell'acquisto dell'immobile in asta prima della vendita ufficiale mediante compravendita stragiudiziale.
In caso di richiesta da parte del cliente, Aste Florio verificherà gratuitamente la fattibilità dell'operazione comunicando a quest'ultimo il numero di creditori intervenuti, l'importo complessivo del debito, l'importo approssimativo per la definizione della cosiddetta operazione di saldo e stralcio, oltre a tutte le informazioni necessarie per rendere il cliente consapevole all'acquisto. Ovviamente tutto questo, la prima fase è gratuita. Come funziona? L'avvocato ci comunica la procedura per il quale il cliente richiede la verifica della preasta e successivamente voi verificate il numero di creditori attraverso giustizia civile. Non sto qui a spiegarlo, ma gli avvocati immagino che conoscete tutti giustizia civile. Tutte le operazioni che hanno meno di due creditori la potete portare allo step successivo. Che cosa significa? Significa che ci mandate a noi la procedura e noi vi rispondiamo con i dati di contatto del gestore. Da lì prendete informazioni sul contatto con l'esecutato, sull'importo del debito e un importo approssimativo di chiusura che comunicherete al cliente. Successivamente, qualora il cliente manifestasse la volontà di proseguire con la compravendita stragiudiziale, potrà sottoscrivere un'appendice contrattuale esclusivamente relativa all'immobile oggetto di trattativa dell'incarico già fornito da Aste Florio, obbligandosi ad anticipare un importo pari a euro 500 per coprire le spese e le competenze professionali per la trattativa, l'organizzazione del progetto e l'estensione della procedura esecutiva. Nota bene, Aste Florio si riserva, quindi se il cliente, facciamo questi due step, verifichiamo il numero di creditori, sono meno di due creditori, contattiamo il gestore, se riusciamo contattiamo anche dobbiamo riuscirci, quindi contattiamo l'esecutato attraverso il gestore o attraverso i nostri contatti, sentiamo un attimino quello che è l'importo del debito, sentiamo un attimino quello che potrebbe essere l'importo di chiusura, lo comunichiamo al cliente. Se il cliente vuole continuare, anticipa 500 euro firmando un appendice del contratto che abbiamo già preparato. Però nota bene, Aste Florio si riserva di preventivare un compenso diverso rispetto a quello indicato nella tabella mostrata nell'articolo 5 del presente contratto, qualora la trattativa dovesse prospettarsi molto più complessa dell'acquisto in asta. In tal caso Aste Florio preventiverà il costo del compenso finale prima della firma dell'appendice e del versamento dell'integrazione da parte del cliente. Quindi vi forniamo tutti questi dati, vedete dal cliente, al cliente dice bene, la casa, diciamo che l'immobile si potrebbe acquistare in preasta sui 70-80 mila euro. Tuttavia la nostra commissione non è di X ma di Y. Se vuoi continuare, mi servirà la firma dell'appendice per quel determinato immobile e il compenso, però purtroppo, essendo per esempio due creditori, di cui uno magari c'è pure l'agenzia delle entrate di mezzo, magari è una cosa tutta complicata, il compenso sarà diverso. Quindi lo possiamo preventivare ovviamente più alto oppure simile al compenso per l'asta. Ovviamente il cliente sarà libero di proseguire per l'asta. Questo è un servizio aggiuntivo che ci aiuterà a prendere anche, non solo, diciamo, ci farà, tra virgolette, incassare di più, perché comunque sia, speriamo ovviamente che alcune pratiche vadano ovviamente a buon fine, però anche in fase di consulenza avete una marcia in più rispetto ai concorrenti, perché quando parlate dice sì, attenzione, Aste Florio ti dà tutta una serie di servizi, il servizio proposte, l'avvocato e la possibilità di valutare la preasta per tutti gli immobili in asta, in quanto Aste Florio ha un database completo di tutti i gestori di tutte le aste su tutto il territorio nazionale, comprensivi anche di dati dell'esecutato. Quindi questo vi darà anche una marcia in più in fase di istruttoria, di consulenza per l'ottenimento dell'istruttoria. Questa è l'appendice che abbiamo preparato, ve la leggo brevemente. Premesso che il cliente ha sottoscritto l'incarico con lo studio in data, il cliente ha chiesto di verificare l'affettività di un acquisto stragiudiziale dell'immobile in quel tribunale, lo studio ha preso contatto con il gestore e comunicato l'importo del debito e disponibilità di chiudere in via stragiudiziale, l'asta e l'importo approssimativo di chiusura, lo studio ha comunicato tutte le informazioni raccolte dal cliente, comprensivo del numero di creditori, che lo stesso sia d'accordo a tentare l'acquisto in via stragiudiziale. Lo studio ritiene fattibile la possibilità di acquisto in asta e il cliente ritiene gli importi prospettati convenienti al fine di chiusura dell'operazione. Ci conferisce mandato anticipando questi 500 euro e accordando un compenso finale pari a euro X, ovviamente questo da compilare,
più IVA. Questo compenso da corrispondersi, io ho preventivato 50% al momento dell'accettazione dell'offerta, perché a tutti gli effetti è un'offerta che facciamo, all'accettazione 50% all'atto finale di compravendita contestuale all'estinzione della procedura esecutiva. La durata del contratto è solo per l'affare specifico, quindi è un'appendice fatta solo per quel determinato immobile. Riservatezza completa, dichiarazioni finali, rimane identico. Questo è il primo argomento. Poi le domande le farete, insomma, se vi viene in mente qualcosa, segnatelo, insomma, poi quando finirò di parlare mi fate le domande. Secondo argomento, da Palermo ci comunicano la richiesta di inserimento di un modulo privacy antiriciclaggio. Ne abbiamo trovato uno dal CNF, lo caricheremo sul toolbox. Vi invitiamo insieme al modulo di istruttoria di far firmare anche il modulo, insomma, di privacy antiriciclaggio che caricheremo sul toolbox. Giustizia civile, autoprovincia. Allora, terzo argomento. Allora, Aste Florio ha due tipologie di province su tutto il territorio nazionale. Si dividono in province che hanno troppo lavoro e province che ne hanno troppo poco, quindi province che non riescono neanche a guardarsi le specifiche perché hanno l'agenda piena di appuntamenti, e province che lamentano poche chiamate. Allora, prima di diciamo, darvi un'idea su come poterci aiutare tutti insieme, vi devo ricordare il motivo per il quale noi fissiamo delle consulenze di persona e non facciamo la vendita direttamente noi al telefono da Ste Florio, dal centralino e basta. Esistono due tipologie di clienti, il cliente razionale e il cliente emozionale, quindi il cliente che acquista con testa e il cliente che acquista di pancia, diciamo, si dice. Il cliente che acquista razionalmente è un cliente che si può prendere anche al telefono, quindi uno gli spiega il funzionamento, gli spiega i costi, le tempistiche e quant'altro, quello ci ragiona, dopo una settimana si fa vivo e vi manda il modulo con il pagamento. Il cliente emozionale invece è un cliente che prenderlo al telefono non è molto facile, è un cliente che sul momento ti firma perché ti ha davanti, si decide, vuole buttarsi in questa avventura, tra virgolette, e vi firma l'istruttore pratica. Se facessimo tutte le consulenze al telefono, noi prenderemmo, ovviamente, la maggior parte sono tutti clienti razionali, quindi avremmo difficoltà a prendere i clienti di tipo emozionale. Quindi è per questo che noi fissiamo delle consulenze di persona e non le vendiamo al telefono. Detto ciò, però, ovviamente per le province che hanno troppi contatti, che non riescono a gestirli, vi invito a dircelo. Attenzione, noi abbiamo tutta una serie di contatti che non riesco a gestire, perché anche se io mi prendo l'aiuto segretario o quant'altro, io proprio le mie disponibilità ce l'ho sempre piena, cioè le specifiche che stanno facendo muffa nella mia mail. Vi invito a dircelo, perché magari ci sono degli avvocati di una provincia vicina che invece quei contatti se li possono lavorare, magari non di persona perché distano un'ora, un'ora e mezza da quella determinata provincia, però se li possono lavorare attraverso il telefono e poi in occasione se l'asta dovesse essere fisica, si possono anche spostare, insomma, per quel determinato esperimento di vendita. Quindi comunicateci, insomma, le province che hanno troppo lavoro e le province che hanno troppo poco. Un po' l'abbiamo capito anche noi, però insomma, se volete altri clienti, magari vivete in una provincia che è un pochino morta, diciamo, vi possiamo dare una provincia vicina che magari è in Lod, diciamo. Quarto argomento. Nel frattempo, se chi ha domande, magari se le segni così poi me le fa alla fine, quindi così finisco di parlare. Quarto argomento. Vi ricordo che gli strumenti a disposizione per fare la partecipazione sono essenzialmente tre. Il primo è la partecipazione diretta, sconsigliatissima, quindi portate il cliente direttamente in asta quando è fisica, va lì e fa l'asta lui e poi ci paga, quindi sconsigliatissima. Gli altri due strumenti sono la prima, la procura, ok? Strumento, sì, buono, niente da dire, è uno degli strumenti per la partecipazione. Il secondo strumento, vi ricordo che Aste Florio può emettere dispositivi di firma digitale, quindi basta chiamarci, costa 120 euro, è una tantum. Quindi il cliente poi può partecipare per 3 anni, perché la firma digitale dura 3 anni, può partecipare a tutte le aste di suo interesse. Nei 120 euro
che di solito è più economico di una procura notarile, che si aggira intorno alle 150-150 euro, alle 120 euro, è compreso la creazione della firma, la creazione della PEC per l'invio dell'offerta, il primo deposito, quindi ve lo facciamo noi da Roma, ok? Ci date tutta la documentazione, vi facciamo il deposito, e poi è compresa anche la spedizione della chiavetta, mi dite poi voi a chi, quindi se poi il cliente vuole la chiavetta gliela spediamo alla residenza del cliente, altrimenti la spediamo anche all'avvocato, così lo gestisce l'avvocato per tutta la durata del mandato, deposita lui le offerte e poi eventualmente a fine mandato, se il cliente non vuole rinnovare, gli riconsegna la chiavetta. 120 però attenzione più 16, la marca da bollo non è compresa, quindi per l'asta sono 136 euro, perché sono 120, la marca da bollo però non è compresa. Quinto argomento, invito Calendar su WhatsApp. Allora, abbiamo fatto questo account con G Suite che oltre a queste riunioni limitate pensavamo che potevamo, diciamo, invitare per gli eventi tutti, invece no, si è bloccato nuovamente per motivi di spam e quindi praticamente ci ha bloccato nuovamente l'agenda. Io l'ho già detto comunque diverse volte sul gruppo. Vi ricordo che le notifiche degli appuntamenti vi arrivano su WhatsApp. Non si può fare diversamente perché noi creiamo l'evento sul calendar. Se invitiamo qualcuno, 1, 2, 3, 5, 1000 inviti, ce lo blocca, anche se paghiamo, stranamente. Quindi noi stiamo regolarmente pagando l'abbonamento alla G Suite, pensavamo di avere eventi illimitati, invece continua a bloccarci, quindi siamo costretti a creare l'evento, non invitare nessuno, quindi voi non ricevete la mail e ve lo notifichiamo tramite WhatsApp, che è il metodo più veloce. Poi ovviamente se uno tiene sotto d'occhio l'agenda, comunque sa sempre se ci sono o meno degli appuntamenti che gli sono stati fissati nelle disponibilità. Argomento numero 6. Invito tutti gli avvocati che vogliono sottopormi la propria posizione, quindi magari l'avvocato che dice ho difficoltà perché i clienti non si presentano, in no show, non mi firmano, quant'altro. Invito a sottopormi un dato, cioè tenere d'occhio, per esempio, io questo mese ho fatto, che ne so, 30 appuntamenti. 10 non si sono presentati, 20 hanno sentito, 5 hanno firmati della serie. Così facciamo una media, ci diamo anche un'idea di come per migliorarci questo. Okay? Quindi invito tutti, quando mi dovete sottoporre la vostra situazione nella vostra provincia, di avere un dato numerico, quindi non un dato di pancia, no? C'è solo un dato di dice, io non viene nessuno all'appuntamento, perché purtroppo i no-show sono una tipologia di clienti che più che ricordarglielo il giorno prima e quant'altro, a oggi ancora non mi è venuto in mente niente su come si possono risolvere le persone che non si, cioè, le persone, insomma, che non si presentano. Per darvi un dato, diciamo che un consulente medio, diciamo qui a Roma, almeno quando le facciamo noi qui da Roma le consulenze, un dato medio, diciamo, di 5 appuntamenti, quindi ogni 5 appuntamenti prendiamo un'iscrizione, però attenzione, 5 appuntamenti non che si presentano, perché 5 appuntamenti che ci vengono fissati, 2 non si presentano, 2 ascoltano, 1 firma, ok? Il dato invece delle consulenze telefoniche è leggermente più alto, si va dalle 7 alle 7-8 consulenze telefoniche, quindi ogni 7-8 consulenze telefoniche ci rimandano un'istruttoria pratica. Questo per darvi qualche dato, diciamo, numerico qui da Roma. Quindi se la vostra media è più alta, ok, ditemelo, attenzione che io ho fatto X appuntamenti, ho preso Y istruttori e andiamo a lavorare sul perché. Allora, io personalmente ho finito gli argomenti, però Tatiana voleva dire un paio di cose, mi metto muto, interrompo la condivisione e lascio parlare Tatiana. E poi faremo le domande. Ok, e allora la cosa che volevo dire io è che ultimamente stiamo crescendo e quindi ci sono dei cambiamenti all'interno dell'azienda che solitamente scriviamo sul gruppo dove in realtà vengono scritte giustamente tantissime altre cose. Avevamo valutato l'idea insieme a Paolo, poi ce l'aveva proposto anche l'avvocato di Torino, Dina. E di fare una bacheca a Ste Florio a parte,
un gruppo dove non potete rispondere, cioè ci siamo soltanto io e Paolo che mandiamo dei messaggi. Questi messaggi vi arriveranno in copia all'interno del gruppo e non potrete rispondere. Quindi è una sorta di bacheca dove scrivere le cose fondamentali. Esempio, è cambiato il modulo di istruttoria, quello nuovo è sul toolbox, intanto ve lo inviamo qui. Oppure sono cambiate le credenziali del post Nexi, ve le scriviamo nell'oggetto del gruppo, però intanto eccole. Diciamo situazioni di questo tipo. Non so se per voi è un problema avere un doppio gruppo, però credo che sia la cosa migliore perché vedo che non tutti leggono ciò che è scritto all'interno del gruppo. Un'altra cosa, so che, cioè, ho visto da, diciamo che ormai sono 4-5 mesi, che vengono oscurati i nomi dei clienti che mandate sul gruppo, quindi prima foto, oscurando nome e cognome, oscurando tutti i dati. Sta diventando un po' complicato, nel senso che io ho un file dove inserisco l'avvocato di Ferrara ha preso questa iscrizione tramite bonifico, esempio, e poi vado a verificare se è entrato sul conto il bonifico, non perché non mi fido dell'avvocato di Ferrara, ma perché magari il cliente lo ha ritirato oppure c'è stato un problema nel pagamento, qualsiasi tipo di problematica. Se io non vedo sul gruppo il nominativo e poi dopo non mi arriva il contratto sulla mail, mi perdo e quindi poi a fine mese c'è il rischio che qualcosa tra il conto e quello che io ho scritto non ritorni. Io ho bisogno che voi quando mandate le foto sul gruppo non oscuriate tutto, cioè lasciatemi almeno nome e cognome perché c'è la segretaria che fa le fatture. E io ho bisogno di dirle, ok, io ho tutti questi nomi, tu hai fatto le fatture a tutte queste persone? E se non abbiamo dei nominativi mi risulta troppo difficile perché siamo diventati tanti e fortunatamente le iscrizioni crescono ogni mese. E per quanto riguarda invece la vostra fattura, quella che mandate a noi a fine mese, vi ricordo di non mandare il pro forma di fattura perché noi ve le saldiamo tramite saldo, fattura, numero. Se invece bisogna saldare un pro forma, poi con la commercialista non ci tornano i conti. Stesso discorso per i contratti che dovreste mandare dei clienti che avete preso. Come avete visto, c'è la mail studio.assegiudiziaria e via discorrendo su cui mandare il contratto. Ovviamente al contratto vanno legati i documenti dei clienti per lo stesso discorso della fatturazione e la distinta del pagamento appunto per fare la verifica. Nel momento in cui voi magari mi mandate il contratto 20 giorni dopo, la segretaria si perde con le fatture perché la fa 20 giorni dopo e poi la commercialista non gli ritorna rispetto al mese in cui è entrato il pagamento. Quindi anche se non riuscite il giorno stesso, non è un problema, però non me le mandate 3 settimane dopo, altrimenti andiamo in difficoltà. E io penso di aver detto tutto anche tu, Paolo, quindi forse dovremmo valutare se questo discorso della bacheca va bene a tutti o comunque alla maggior parte. Allora, no, diciamo che la bacheca va fatta perché comunque sia le nostre pubblicazioni molto spesso vengono affossate nel gruppo ufficiale, quindi noi comunque la creiamo, poi se qualcuno non è d'accordo può uscire, tanto noi comunque le mandiamo in copia su Aste Florio le cose che pubblichiamo. Questo è quanto, insomma, quindi se qualcuno ha difficoltà a gestire due gruppi può anche tranquillamente uscire da quello di bacheca senza nessun problema. O anche silenziarlo e controllarlo ogni tanto. Ok. Domande? Siamo alla fase domande. Si può alzare la mano, c'è proprio il tastino per alzare le domande. Siamo un attimo che di solito sono un po' timidi. Ah, si vede che è tutto chiaro. Tutto chiaro? Strana, strana, di solito pieno di domande. Ah, ecco, Filomena ha fatto ecco, alzato la mano. Da Ok. quando entra in vigore la nuova scrittura privata con Aste Florio? Perché io, per esempio, ho consegnato dei moduli, e sono in attesa di sapere se firmano o meno. Sì, no, adesso in giornata la pubblichiamo, poi scriviamo sul gruppo e Ok, potete. quindi dai prossimi incarichi, i prossimi appuntamenti che abbiamo, Sì. diciamo, consegniamo, spieghiamo questo nuovo modulo. Sì. Ok, va bene, Giustizia civile, grazie. vabbè, una domanda stupidissima, la sapete utilizzare tutti, no? Ovviamente giustizia civile, sì, per vedere quanti creditori ci sono. Cioè, no. Sì. Talmente stupida la domanda che ovviamente tutti mi hanno guardato male, quindi.
Ovviamente verificate prima di mandarci una pratica, perché quando estrapoliamo dal nostro database i dati di contatto del gestore del credito, dobbiamo fare un'ispezione ipotecaria che ha un costo di circa 10 euro. Okay? Quindi è un costo basso, però moltiplicato magari per 100 pratiche, se mi mandate pratiche con 100 creditori, inutile che ce li buttiamo 10 euro. Se invece sono pratiche dove c'è una fattibilità, allora a quel punto noi li spendiamo, perché poi magari ne mandiamo 10, ci torna indietro magari 2 o 3 di quantomeno di appendici, che sono altri 500 euro, e quindi insomma andiamo avanti così. Ok, allora Filomena ha risposto, Domenica ha alzato la mano. Ciao Paolo, una domanda. Allora, hai parlato dei 500 euro per quanto riguarda la preassa, ma questi 500 euro sono ulteriori rispetto al costo dell'iscrizione? Sono Cioè il cliente ulteriori, prima si iscrive, giusto? Come sempre. inoltre sono singoli per quella determinata procedura. La verifica Ok. del numero dei creditori e il contatto col gestore per sapere qual è l'importo del debito e più o meno qual è l'importo approssimativo di chiusura è gratuito ed è comprensivo nell'istruttoria. Una volta che vengono riportati questi dati ai clienti, prima di preparare l'offerta, di accedere al fascicolo, di fare tutte quelle che sono le pratiche, il cliente firma l'appendice versato di 500 euro che sono solo per Perfetto. quell'immobile, che poi vengono defalcati dal compenso finale. Vengono defalcati da come? Perfetto, grazie. Solo questo chiarimento. E comunque io sono a favore della bacheca, perché effettivamente il gruppo dove poi nessuno risponde è molto più funzionale, secondo me, come diciamo mezzo di comunicazione per le comunicazioni formali, Una diciamo. specie di gazzetta ufficiale, non è Sì, nessuno sì, sì. inventare la gazzetta ufficiale, no? Non è Sì, pubblicabile. esatto. Grazie a tutti. Passa la mano. Altre domande? Ah, Paolo, se non ci sono altre domande, l'unica cosa che aggiungerei è che visto che le firme digitali le faccio io e il primo deposito ve lo faccio io, avvisatemi sempre prima, nel senso, per la maggior parte del tempo sono in studio, però non ho soltanto queste pratiche, quindi magari se avete una vendita tra un paio di giorni, ditemi nell'immediato quando c'è la gara, mandatemi tutti i riferimenti dell'immobile. Poi ovviamente il fatto che faccio il deposito io prevede che voi guardiate bene il bando, cioè non vi guardo tutto io. L'unica cosa che io verifico è semplicemente quando scade il saldo per inserirlo all'interno dell'offerta. Ma l'autodichiarazione per conto del cliente me la mandate direttamente voi, il bando lo verificate voi, quindi fate Anche tutto la voi. Ma cauzione, insomma, la fate versare voi, insomma, quindi sì, comunicate al quello è cliente. tutta una parte fatta da voi. Io semplicemente con i dati del cliente mi dovete mandare carta d'identità e codici fiscali separati. Io faccio la firma digitale. Quando l'ho fatta, vi avviso. E vi mando poi una foto con le credenziali della mail di Libero, le credenziali della PEC e l'account, per esempio, di Aste Telematiche che mi è servito per fare il deposito. Faccio il deposito, vi avviso che l'ho fatto e vi mando una foto del termine di scadenza, perché ovviamente di lì a poco me ne dimenticherò, almeno voi ce l'avete sulla vostra chat e sapete quando scade il termine per, diciamo, per il saldo e per gli altri oneri. E l'autodichiarazione me la mandate voi, la distinta del bonifico, stessa cosa, e poi ovviamente entrate voi nell'account, gestite voi la gara, quindi io poi da lì insomma vi ho dato tutte quante le credenziali. E, sicuramente vabbè, prima di Natale faremo un'altra riunione, vi ricorderò quali sono i giorni in cui non ci sono, di modo che ci riusciamo a organizzare un pochino prima delle festività, insomma. Ok, Filomena ha alzato di nuovo la mano, anche Domenica, sì, prima Filomena che ha alzato per primo. Allora, scusate, una domanda che esula un attimo dall'ordine del giorno, ma per le procure notarili dobbiamo noi ricercare un notaio, diciamo, qua oppure avete già dei notai a cui rivolgervi in base alle province? No, 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 scegliete quello che, anzi, in realtà è più, diciamo, vicino al cliente, meglio è, così il cliente è anche più comodo, cioè Ok, potete anche quindi, giocare. ok, esatto, ok, allora faccio in collaborazione col cliente. Ok, grazie mille. Per il notaio forse vi consiglio comunque di, vabbè, sempre ovviamente di usare la procura che abbiamo noi nel toolbox, perché è stata impostata in maniera tale
che non ci siano contestazioni da parte del delegato alla vendita, perché veramente quella procura ha tutto ciò che almeno fino ad oggi è servito per depositare l'offerta e per il post aggiudicazione. E quindi usate sempre la procura che abbiamo fatto noi, che è sul toolbox, e magari quando prendete appuntamento dal notaio per il cliente, fate presente al notaio che noi non mettiamo un limite in procura e che avete già preso accordi con il cliente per questa cosa. Quindi durante l'appuntamento con il cliente, lui non deve, il notaio intendo, spingere per mettere un importo in procura, ma deve lasciare tutto ciò che avete scritto voi, perché tanto poi vi trovate sempre male, perché state certi che modificheranno qualcosa. E poi dopo ovviamente è un problema durante la gara perché voi più della procura non potete andare. Domenica? Sì, allora una domanda a volo. Posso mettere su Google Calendar delle disponibilità solo telefoniche, cioè per consulenze telefoniche? Perché ci sono dei giorni nei quali magari io non sono in studio, però da casa tranquillamente potrei essere disponibile telefonicamente, quindi se ci fossero persone che, siccome mi fissano anche delle consulenze telefoniche nell'ambito delle disponibilità, per esempio nel periodo natalizio, no? Per intenderci, potrei dare dei giorni di completa disponibilità telefonica, non so, da valutare, insomma. Magari ne parliamo Eventualmente. un attimino con Tatiana, magari ti Ok, contattiamo. va Sì, bene, ok, va bene. grazie. E poi invece, già che ci siamo per questo discorso delle disponibilità che me l'hai fatto venire in mente, e che quando, aspettate, scusa, mi sta squillando l'Apple Watch, e quando ci sono più avvocati per la stessa provincia, tipo ecco il caso tuo Domenica, no? Che c'è anche l'altro avvocato, risulta un pochino complicato per i centralinisti capire qual è l'agenda di chi. Io lo scrivo sempre, ok? Cioè, nel momento in cui voi fate l'associazione, io scrivo Bari, Domenica Genchi, oppure Bari e scrivo l'altro referente, ok? Che è entrato da poco, Cassano. Diversamente però, sulle province sarebbe meglio scrivere sempre, cioè non sarebbe meglio, dobbiamo scrivere sempre l'indirizzo, come vi avevo detto io, quindi disponibile in via Tal de Tali a Bari. Scrivetecelo sempre, lo so che è una cosa sciocca perché dite, vabbè, l'indirizzo, il centralinista lo sa, dovrebbe avere una lista, ma la lista ce l'ha, però vi assicuro che uno, gli errori possono essere molteplici, due, è proprio un altro tipo di comodità, leggere subito l'indirizzo e comunicarlo al cliente senza farlo attendere in chiamata. Quindi questa cosa deve essere, cioè dovrebbe essere fatta sempre. Dai primi di dicembre ci sarà una persona che ogni volta che voi non inserite una disponibilità o vi dimenticate magari di mettere l'indirizzo vi chiamerà. E questa ragazza si chiama Claudia, quindi io le darò i vostri contatti e riceverete chiamate direttamente da lei, che sarà appunto la segretaria, un'altra segretaria dello studio, che si occuperà di magari ricordarvi di mettere disponibilità, di suggerirvi di scrivere l'indirizzo, finché poi a un certo punto questa cosa dovrebbe essere automatica. Magari per i nuovi, diciamo, ecco, per i nuovi avvocati che collaborano con noi. E non so, Paolo, tu vuoi aggiungere qualcos'altro? C'è qualcosa che ci siamo dimenticati? Sei in muto, eh? Sì, sei in muto, non ti Sì. sentiamo. Allora, non mi viene in mente nulla, quindi se nessuno alza la mano, 10 secondi e chiudiamo la riunione. Va bene, ok, aspettiamo.